Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in un nuovissimo video. Per chi non mi conoscesse, piacere, sono Aurora e sono una ginnasta che si diverte a fare video su YouTube. Da tantissimo tempo mi avete chiesto un video dove vi porto con me in una giornata di allenamento e quindi eccolo qua a grandissima richiesta. Vi farò vedere una giornata in cui non farò scuola la mattina perché mi allenerò sia mattina che pomeriggio. Questa è una delle giornate più impegnative della settimana, anche perché quando torno a casa dopo gli allenamenti mi metto a fare tutti i compiti che devo recuperare perché non li ho fatti la mattina. Infatti spesso finisco molto tardi e sono stanchissima. Per chi mi chiede, ma non sei stanca a passare tutte quelle giornate in palestra? La mia risposta è no, anche perché mi piace tantissimo quello che faccio, è la cosa che mi piace di più in assoluto. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così verrete avvisati ogni volta che uscirà un nuovo video. E seguitemi anche sugli altri miei social, TikTok e Instagram. Mi chiamo in questo modo, Auri-Gymnastics. Adesso possiamo iniziare col video. Quando faccio mattina e pomeriggio solitamente mi vado un po' a svegliare sciacquandomi il viso, poi torno su a vestirmi per la palestra. Buongiorno a tutti, mi sono svegliata, mi sono anche già preparata per l'allenamento e adesso andremo a fare un po' di colazione. Poi riscendo per fare colazione in tranquillità e mi sono fatta un bel cappuccino con pane e marmellata. Dopo inizio a prepararmi un po' il pranzo per la palestra. Solitamente preparo il riso col tonno, ma anche questo varia dai giorni perché certe volte cambio. In pratica mi preparo tutta la mattina perché così sono sicura di cosa mi va in quel momento e non mi posso sbagliare. Questa era una delle giornate in cui mi era capitato di voler il riso col tonno e infatti è quello che mi sono fatta, ovviamente senza esagerare. Sono capace di aprire una scatoletta con una mano e infatti poi l'ho aperta con entrambe le mani. Dopo aver preparato tutto il riso, l'ho messo in una scatola, l'ho chiuso con il coperchio. Cioè, raga, era veramente bello caldo, mi veniva da mangiarlo in quel momento. Ho messo le posate e dopo mi sono preparata una bellissima mela da mangiare proprio a fine pasto. E ho messo tutto dentro una piccola borsa frigo. E adesso partiamo per andare in palestra. Io piena di borse e tra 10 minuti arriviamo. Se arriviamo prima in palestra ci rilassiamo un po' e poi quando arriva l'ora dell'allenamento partiamo. Alla fine del primo allenamento, più o meno all'una, andiamo a pranzare molto molto con calma dopo aver fatto un po' di stretching ed esserci rilassate un po' in pedana. A
andiamo a pranzo, mangiamo insieme e poi ci andiamo a rilassare nuovamente sui tappeti. E se abbiamo voglia andiamo a fare anche un po' di TikTok oppure guardiamo dei video divertenti. Go, daddy, go. We back to gain that hook. Go, daddy, go. Now pass it to my bro. Let's go. Yee, 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 okay. Yee, 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 yee. Bruh. Verso le 3:30 iniziamo il secondo allenamento. Tornando a casa e dopodiché andrò a mangiare. Sono tornata a casa, sono andata direttamente a cenare, poi sono andata su in camera per andare a prendere i vestiti e l'asciugamano e andare a fare una bella doccia. Adesso andrò a fare una bellissima doccetta anche perché sono in condizioni pietose e noi ci vediamo dopo. Ciao! Fare la doccia senza lavarmi i capelli, infatti c'ho sempre la pettinatura di ginnastica. Poi mi sono messa a fare tutti i compiti mancanti che non avevo fatto la mattina e quindi mi sono rimessa a rivedere le video lezioni registrate e mi sono fatta tutti gli schemi uno ad uno. Poi, anche se ero stanca morta, ve lo giuro, cioè non ce la facevo più, non mi reggevo i piedi, sono andata a farmi un bel massaggio a tutti i dolori che avevo e mi sono presa l'arnica e non il cetilar, anche perché non mi faceva niente. Ho preso anche la pistola per farmi i massaggi e ci ho messo il pezzo mancante. Mi sono messa un bel po' di arnica alle parti doloranti e sono andata a letto. Con questi capelli osceni vi saluto perché devo andare a letto, sono stanchissima. Ce l'ho fatta a fare tutto comunque e adesso devo andare a letto perché sono stanca morta. Ciao, buonanotte. Bene ragazzi e ragazze, questo video è finito. Come avete visto, questa è la mia giornata quando faccio allenamento sia mattina che pomeriggio. È molto stancante ma anche molto molto divertente. Di solito faccio mattina e pomeriggio, d'inverno due volte alla settimana, invece di estate ancora non è stato deciso, quindi non so quante volte. Le mie giornate comunque sono molto impegnative anche perché mi sveglio tutti i giorni presto e faccio mille cose, cioè proprio non ho mai un attimo di tregua. E poi infatti arrivo la domenica che sono a pezzi, proprio distrutta. Per recuperare di solito la domenica dormo fino a tardi, più o meno 10:30, 11, anche 11:30, però questo è tutto quello che voglio, quindi amen. Come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così verrete avvisati ogni volta che uscirà un nuovo video. E seguitemi anche su TikTok e Instagram, mi chiamo in questo modo, auri-gymnastics. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo ogni domenica ore 12 per un nuovissimo video. Ciao!